E come sempre mi ero scordato e accenderei il microfono. Buonasera vecchie rocce, buon pomeriggio vecchie rocce, sono Luca Grax 89. Ringrazio Tumpai per avermi lasciato, fra virgolette, la linea. Gli ho ostato la partita, spero sia andata molto molto bene, ne ho visto un pezzo ma non l'ho vista tutta perché ero qui che scancheravo. E come potete vedere, grazie a un'offerta di Steam, ho accaparrato a un prezzo quasi irrisorio Ultimate Chicken Horse. Quindi, pazzi come un cavallo, lo iniziamo subito. Aspettiamo un attimo, qualche minuto, giusto per fare arrivare i ritardatari. E cosa posso dirvi? Posso dirvi intanto che ho scelto questo gioco al di là del prezzo, che è proprio offerta del giorno. Anzi, andate su Steam se vi capita, perché potete prenderlo a un prezzo veramente basso, parliamo di 5-6 euro. E fino al 18 marzo l'offerta scadrà il 6. No, alle 6 del 18 marzo, appunto. Quindi vi invito, vecchie rocce, comunque ad andarlo a prendere assolutamente. Qua, scusate, ma adesso ho il televisore. Ogni volta, ogni giorno, ragazzi, c'è un aggiornamento nuovo. Quindi abbiamo un computer qua, un televisore. È un casino. Vi ricordo stasera, serata horror, lunedì horror con Even Dust, gioco per Switch. Infatti, la rubrica si chiamerà, a detta di Tumpai, Switch on Twitch. E andremo avanti in questo gioco horror che richiama appunto anzi, clicca non si dice, facciamo che clicca l'occhio, è bruttissima, strizza l'occhio un po' ai primi Resident Evil anni 90 con una visuale isometrica e una grafica molto molto fumettosa sicuramente. Niente vecchie rocce, io sono le tre, direi che partirei, anche perché è la prima partita, ho visto solo se funzionava così ma non ho fatto proprio nessuna partita. E cosa dire? Vi ringrazio intanto per chi c'è stato comunque per la live, fra virgolette, di ieri, la just chatting veloce per capire un attimo. È stata un po' incasinata a livello tecnico, però insomma è stata anche piacevole da vedere. Salvo 2276, ma salve, 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 salve a salvo. Salve a lei, salvo, buon pomeriggio. La invito stasera a vedere un'oretta il gioco horror che porteremo, tratto da Switch, tra l'altro. Forse molti si aspettavano, ragazzi, il gioco horror oggi pomeriggio. No, diciamo che essendo a casa per le ferie per una settimana, per questa settimana, ho deciso un attimo di alternare un po' di giochi. Grazie, hashtag Idolo, ti ringrazio, Salvo. Ti ringrazio anche per aver visto qualche video sul canale, e sul canale YouTube, ovviamente. E niente ragazzi, io ho scaricato questo gioco, è molto competitivo, ho visto qualche video, diciamo che come vi avevo già detto mantiene le meccaniche di Super Mario Maker 2, quindi avremo gente che costruisce livelli, probabilmente noi dovremo affrontarli online, offline, adesso vediamo un attimo cosa fare, proveremo un po' di modalità per un'oretta. Sicuramente però c'è anche una modalità interessante che permette di creare il livello mano a mano che lo si sta giocando attraverso un party box che si aprirà, questo cartone, nella modalità party box ci sarà un cartone che si aprirà ogni turno e ci permetterà di prendere un oggetto da andare a aggiungere vecchie rocce al nostro livello. Quindi speriamo il bene. Io non perderei altro tempo, cliccherei e vediamo un attimo cosa ci aspetta. Buona visione. Che ovviamente ecco, è partito il gioco ovviamente, ma mi sono scordato di. Ok, qua la musica spero funzioni. Torno al desktop un attimo. Keymash ha connesso la rete chirale con una vecchia roccia. Grazie mille, Keymash. Ragazzi, andate, ve lo dico veramente, andate a visitare il canale Twitch di Keymash perché porta giochi retro. Ne portiamo anche noi, però penso che Keymash abbia proprio l'ufficialità dei giochi retro, tra l'altro molti giochi sulla Play 1 che è veramente un tuffo nel passato, diciamo. Ciao Luca, come state? Ciao Keymash, stiamo bene? Siamo rinchiusi qua per la zona rossa, quindi perché non fare live con qualche gioco? Allora, facciamo transizione, ragazzi, vediamo se funziona. Spero di sì, ve lo so dire tra pochissimo. Intanto avviamo il gioco, dai. Ci proviamo. Dovrò tenere anche il telefono giustamente per vedere un attimo. La musica la abbassiamo. Controllo solo se si sente, ragazzi, se si vede bene, poi possiamo tranquillamente provare questo gioco che è veramente da malati di mente, secondo me, però. Bene, poi possiamo tranquillamente provare questo gioco che è veramente da malati di mente, secondo me, però. Ecco, purtroppo non si vede. Ci è andata bene che siamo. Aspettate, aspettate, aspettate che cambio tutto, ragazzi.
Perché pensavo che si vedesse con la modalità cattura gioco, ma come sempre OBS mi dà grossi grossi problemi. Ci è andata bene, saluto tutte le persone connesse, arrivo subito ragazzi, modifico un attimo il contenuto perché a quanto pare dà problemi. Quindi facciamo contenuto, invece di far cattura gioco ci facciamo un bel cattura finestra. Ci è andata bene che ci siamo trovati prima della quarantena, infatti. Bene, tu Kimash, ok. Salvo, ti assicuro, vai a visitare il canale Kimash, non rimarrai deluso. Comunque dai, tutto bene, oggi è lunedì produttivo. Ci si prova, ecco. Intanto Salvo mi dice cattura schermo. Ecco, allora facciamo un cattura schermo che forse è molto più facile piuttosto che avere un cattura gioco che crea un po' di problemi. A meno che non facciamo un cattura finestra, anche potremmo fare piuttosto che un cattura gioco. Cattura schermo è buono, sì, potrebbe essere valido, però anche un cattura finestra, scusate. Stavo un attimo facendo qua. Intanto aspettiamo i ritardatari. Io di solito faccio finestra schermo, il cattura gioco non mi è mai andato. Infatti non va neanche a me, ma è un po' particolare, c'è anche da dire questo. E ovviamente devo avviare prima il gioco, che ovviamente non c'è. Quindi facciamo che c'è da avviare questo gioco qua e poi dopo. Ce la facciamo, ragazzi, abbiate pazienza un attimo. Essendo appunto la prima partita, un aggiornamento, immagino che non riusciate a vederlo un attimo, ma ce la faccio sempre alla fine, ci salteremo fuori. Allora, conviene fare effettivamente, volevo farlo con cattura finestra che mi era più comodo, ma a questo punto chi se ne frega veramente, facciamo cattura schermo. Cattura schermo, perfetto, ok. Va benissimo così. La mettiamo così. Dai che ce la facciamo. Ok. Mi è sparita la cam. Ce la facciamo ragazzi. Un attimo. Abbiate pietà perché veramente. Transizione. Eccomi qua. E poi mettiamo questo qui. Perfetto. Quindi andiamo a aprire e stavolta veramente nascondiamo la notifica. Via. Ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ok idolo. Grazie mille Salvo. Lo sto giocando con joypad tra l'altro, il che mi crea un po' di problemi, però controllo solo che si veda bene. Fatemi sapere se si sente audio e tutto e proviamo a vedere che cosa ci salta fuori. Perfetto, si vede, ci siamo. Ok, stacco il telefono e ci siamo. Allora iniziamo ragazzi. Allora, io ovviamente prima vorrei... Ah, qua Twitch mi pare averlo già fatto. No. Nome del canale. Mettiamo un veloce Luca Grax 89. Modalità pare. Mostra la chat. Proviamo a mostrare la chat. Non so se sarà possibile. Io ci provo ovviamente, ma la vedo veramente difficile. Ok, io... No, lo conosco! No, basta, idolo forever. Ti ringrazio. Spero veramente che piaccia, ragazzi. Ok, canale... No, scusate, connessione col canale è riuscita. Proviamo a farlo un attimo in locale perché non so, sto urlando come un pazzo, ma non so cosa aspettarmi a questo gioco. Però era in offerta su Steam, ho detto ma perché no? Allora scegli il personaggio ovviamente. Ragazzi io vedendo i video, i trailer, mi sono innamorato del procione qua. E quindi niente. Cos'è? Modalità party? Titoli? Divano della condivisione controller? Lo giocherò magari anche con Special MTBD più avanti. Tetti? Perché no? Problema entrare nel livello. Allora, parti, regole, modificatori. Io non so bene. Carica, boh. No, va bene così. Ok. Colore roccia. Ok, mi appare la chat, vedete, anche sul gioco. Quindi sono molto, molto contento che stia andando bene. Tumpai, finito Luca, adesso ti ostaggio. Ti ringrazio Tumpai. Io mi inserisco gli occhiali da nerd. Non sono cieco, ragazzi, solo per assorbire la luce blu. Allora, ci sono due livelli. Ma non capisco dove sia il primo. Fatemi visitare Ullam. Solo modalità partita libera. Beh, bellina questa qua. Lancia livelli. Tra l'altro è bellissimo perché siamo dentro un tunnel, vecchie rocce, e la modalità mi permette comunque, cioè abbassa l'audio automaticamente. No. Beh, io scusate, ma non posso. Ti ostaggio. Se io clicco tetti, no. Non so se il primo livello è la fattoria. Il lanciamento dei punti.
Spero che i server siano ancora pieni, perché forse è un gioco un po' datato, effettivamente, però. Ma il mio omino... Cosa? Vediamo. Ah, ok, allora. Fatemi fare qua un attimo. Questo è da sbloccare, quindi devo andare dalla fattoria. Allora, un attimo ragazzi, che facciamo? Esci. Torna al menu principale. Perfetto. La modalità locale non è così facile effettivamente. Però dovremmo giocarcela, perché devo fare dei livelli un attimo di allenamento, ecco. Come personaggio teniamo sempre il procione. Quindi il primo livello non erano i tetti, a quanto pare, ma era la fattoria. Ok. Devo solo capire come entrarci. Siamo sicuri che sia questo? Party box? Ok. Magari più tardi potremo anche fare una partita in modo da riuscire a giocare tutti insieme. Devo solo capire come partire, perché veramente non è facile. Modalità di gioco. Allora, party è bloccata, creativa, sfida, partita libera. Ok, ah, era bloccata la modalità, ok. Partita libera, va bene. Quindi, inventario. Allora, scegli un colore addirittura. Fai vedere. Sì, carino. Parti indistruttibili, parti mobili. Il traguardo è lì. Quindi se io faccio B cambia, dovrebbe permettermi... Questo mi ammazza, ok. Vai tutto dritto, va bene, sarà fatto. No, non ci arrivo però. Aspettate, oh, mi serve la modalità modificatori. Ah, posso caricare un livello, questo è interessante. No, non era però quello... Torna a casa sull'albero, perché non è quello che voglio teoricamente. Allora. No. Livello di partita libera non mi va bene. Modalità... Parti, vediamo. Ciao a tutti, io ho 1130 punti canale con te, puoi utilizzarli Tumpai, tranquillo, non c'è problema. Devo solo riuscire a capire come funziona qua ragazzi, veramente. Creativo, vorrei fare sfida, ah ma quindi me la blocca. Tanto salvo saluta Tumpai. Allora ragazzi, un attimo solo, perché probabilmente ho solo la modalità libera per ora, può essere. Proviamo a fare qualche livello, giusto per capire... Anche nella modalità libera. Allora, Y. Facciamo che il colore lo mettiamo. Proviamo proprio a farci il livello a questo punto qua. Parti indistruttibili. Connettore, parti mobili. Quindi io credo che mi serva comunque una. E mi servirà anche un'altra. No, aspettiamo. Mettiamo qua. Tumpai ha connesso la rete chirale. Una vecchia roccia. Ti ringrazio Tumpai, assolutamente. Tumpai ti sta... Tutti hashtag idolo. Aspettate a dirlo quando inizierò a giocare. Ok, inizia. Niente, proviamo a iniziare. Devo prendere su bene la mano, ragazzi. Nulla. Cambia, via. Proviamo. Potevo fare a meno, teoricamente, del... no, me la sono giocata proprio... E questa è via, andata. Il primo livello è troppo facile, va bene. Cioè, è hosting? È l'hosting? In che senso, Tumpai? In che senso? Allora... Qua, salve, condividi un livello, non vorrei condividerlo. No, 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 proprio non voglio condividerlo. Volevo vedere un attimo come funziona. Torniamo un attimo sulla casa sull'albero. Alla casa sull'albero, anzi. Lascio... Ah, casuale, aspetta, magari qua funziona. Però mi dà sempre partita libera. Quello che vorrei fare qua è party. Se me lo dà, vediamo. E non capisco il perché, boh. Forse devo far così, ragazzi. Perché questo penso sia... Proviamo a farlo online. Non so cosa mi aspetta. Parto proprio alla cazzo così. Come viene, viene. Gioco online. Ospita partita, vabbè. Privacy pubblico. Divertimento, Europa. Rilevamento automatico. Trova partita in... Il codice d'invio. Boh, mettiamo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trova partite pubbliche. Questa grafica molto anni 90. Quello che è venuto scritto prima. Sì, diciamo che ci sono due ostate, se non sbaglio.
Boh, proviamo qua. Partita al completo. Sta a vedere il suo. Oh, impossibile partecipare, bello. No, dai, questa. Vai, siamo entrati, ce l'abbiamo fatta. No, ha mandato la scimmia. Però non volevo la scimmia, maledetti. Vabbè. Qua c'è anche. Vabbè. Il molo centrale. Vediamo. Ce ne sono tanti, però. Boh, proviamo cascata. Io, guardate, mi fermo qua. È nuovo, ovviamente. Aspettiamo la zebra. Spero che non ci sia. Sì. Ok, salvo impazzito. Spero che non ci siano, ragazzi, troppi momenti d'attesa. Niente. Va, andiamo alla centrale. Vediamo se magari facendo 3 su 3. Perché sennò, sì, effettivamente facendo. Facendo comunque due personaggi che scelgono un livello e due ne scelgono un altro, non abbiamo molto. A me non mi cambia niente. Porca puttana. Non è facile, ragazzi, ve lo dico. Giocare anche poi con un joypad della PlayStation 4 non è facile per niente. Aspettiamo la zebra, c'è da aspettare un attimo. Sfida impossibile. Impossibile. Salvo, spero di no, veramente. Anche perché mi sarebbe piaciuto fare un livello in locale, giusto per capire un attimo le meccaniche di questo gioco. Ricordo a tutti quelli connessi che stasera farò un'oretta di un gioco horror su Switch. Porterò Switch on Twitch. E vai, eccola qua la zebra. No, il procione. E porterò Even Dust. Leggi, come faccio? Non riesco a leggerlo, salvo. Non ho neanche il traduttore, teoricamente. È una parolaccia. Ah, ecco perché non la leggo. No, vabbè, non. È strano che Twitch non la blocchi. Forse perché ho comunque il linguaggio impostato su italiano. Molto, molto probabilmente per quello. Quindi. Qualcuno dice Nutiscoro? Ok. Quindi ci manca un giocatore, per questo non possiamo giocare? Come funziona, ragazzi? C'è anche qua giocatori. La qua disattiva audio, disattiva audio e disattiva audio. Sta diventando lunga, eh? Non so se è difficile molto. È una parolaccia, la parolaccia min. Ah, minchia, ok, vabbè. Ok. Ma questa sala d'attesa, cioè, si può fare qualcosa per questa sala? Vediamo se scendendo riesco a cambiare comunque il procione qua. Premi, tac. Scegli il personaggio, levati scimmia, tac. No. È difficilissimo, ragazzi. Siamo solo nella lobby. Sta diventando una lobby simulator qua. Boh, non dire parolacce, se no chiamo la polizia. Beh, giusto. Ah, è lì. Va bene. Ascoltate, teniamoci la scimmia. So che riesco a iniziare il gioco perché non è facile. Ripeto. Termina la conta agli amministratori della casa sull'albero. Uscito la sala d'attesa, sono tutti usciti, qualcuno entra. Proviamo a prendere un'altra stanza, siamo ragazzi, vediamo un attimo di scegliere un'altra modalità. O forse un altro. Però qua. Ok.
Troviamo un'altra gioco online, riproviamo. Trova partite pubbliche. Queste parti, dai. Partita al completo, che sfiga. E queste sfide invece, vediamo cosa succede. Spero non sia quella di prima, perché sennò... Tac, e vai. Scegliamo il livello, ma sono tutti bloccati. Lancia livelli, vai. Vai, iniziamo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Perderò, ma devo capire. Sempre parolaccia, non parte. Ragazzi, è veramente in pesto perché con la modalità sfida bisogna sbloccare un po' di roba. Magari lo giocherò anche offline. Però è ovvio che... Allora, vediamo cosa fare. Inizia. No, mi sono... No, ragazzi, c'è il miele. Maledetti, maledetti. Vai, 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 vai. Vabbè, dai, 15 secondi, diciamo che per iniziare non è male. Maledetto miele. Maledetto, va bene. Più veloce, bla bla. Ok. Andiamo avanti, perché man mano che aumentano i round, chiamiamoli round nello stesso livello, ci sono più sfide, diciamo, più obiettivi. Questo era abbastanza semplice, però dobbiamo andare avanti. Io non so chi sia, comunque, aspettate che faccio solo una cosa, giocatori, visto che con questi sta andando bene, disattiviamo l'audio. Allora, fatto. Solo modalità partita libera. Diciamo che il menu e il server dove attendere la stanza della lobby è un po' incasinata. Vai. Ha scelto Lost, quindi penso che sia questa. E si continua. È bello farli così a cazzo, che siano sbloccati o no. Qua ne ha sbloccati 16. Adesso me lo giocherò magari offline. Saluto intanto tutti quelli connessi, ragazzi. Vi ricordo che stasera Even Dust sicuramente gioco. Ah, Party Box! Questa è bellissima. Via, preso. Bisogna, quando si apre la scatola, prendere un oggetto. Tizio. Niente, oh, il tizio, non giocare off perché io voglio vedere ti supporto, ok? Se no ti stalkerò. No, ovviamente, cioè, se devo mandare avanti il gioco. L'ha scelto, è un po' rallentato. Allora, ragazzi, io metterei questo. Dobbiamo tentare di creare una mappa per ostacolare gli altri. Devo vedere dove la mettono gli altri prima. Vai, 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 la metti lì? Vabbè, allora io la metto qua, guarda. E come ci arriviamo lassù? Ah, ok, così. Sì, sbloccato un achievement, ragazzi, in gingheri. Mi ammazzo. E ovviamente qua c'è da ammazzare. Come ha fatto l'elefantino ad arrivare? No, no. Devo entrare nelle meccaniche, ragazzi, è bellissimo. Ok, va bene. Vediamo cosa possiamo prendere. Il cannone. Abbiamo preso il cannone. Ricordiamo che siamo Luca Grax 89. Animale il procione. Posso prendere un altro? Beh, mettiamo il miele. Ne posso avere due perché non sono arrivato. Allora, il miele lo voglio qua. Ah, qua, qua. Cos'è? Non me lo fai mettere qua, eh? Sì. Aspettiamo che sto qua metta il muro. Vai, perfetto. No! No! Non me ne sono accorto. Reazioni. Possiamo mandare le reazioni mentre gli altri giocano? Penso che questo sia, cioè, veramente geniale secondo me come gioco. Devo prenderci la mano. Ricordo che la prima partita, tra l'altro, sono i tag che ho usato per la partita di oggi. Allora, prendiamo il legno. No, pugno, pugno, pugno. Allora, un pugno. Sapete dove lo mettiamo? Qua.
Proviamo a metterlo qua, perché qual è il trucco? Quando salteranno su quella piattaforma che vedete lì in basso, il pugno dovrebbe fare il suo lavoro. Adesso vediamo. Se la zebra colorata si decide. Allora, occhio a questo canchero qua, perché... Oh, ha rischiato la zebra. Ho rischiato anch'io. Oh, maledetto. No! Perché? Perché? Me la sono giocata malissimo, ragazzi. Nessun vincitore, nessun punto. No, il ghiaccio, potevo prendere il ghiaccio. No, 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 no. Allora, vediamo di mettere, di darci una mano mettendo qua una piattaforma, sperando di arrivarci prendendo sempre. È la zebra, guarda la zebra. Oh, qualcuno ha deciso. Vabbè, oh, ma. No, dai! No, no, no! È un gioco molto fuori di testa, però, insomma. No, io prendo il ghiaccio, ragazzi. Mi spiace. È ovvio, più sei veloce, più prendi quello che vuoi, però non è così facile. Il ghiaccio lo mettiamo. E lì diventa sempre più alto. Beh, dove posso mettere il ghiaccio qua per terra? Qua è da infami. No, l'ho messo proprio lì, è da infami. Io voglio provarci. No! Ma guardate un po' chi è lo sfavorito. Vabbè, ho appena iniziato. Dai, una moneta, una moneta. La moneta la mettiamo qua se qualcuno ci arriva. Bomba. Ok, devo smetterla con la chat, però il fatto di riuscire a parlare anche con quelli che stanno giocando è una gran figa. Mi sono incollato? Sì, però... No, hanno preso il gettone, maledetti. Vabbè. Oh! Allora, mentre va giù, ragazzi, il personaggio non si muove, quindi c'è questo problema qua. Devo capire un attimo. La smetto di scrivere perché nessuno sta mandando messaggi nella chat. No! Ha vinto il cavallo. Io sfavorito, ho fatto veramente schifo, ma penso che come prima partita possa anche andare bene, vecchia Rosa. Sei Ultimate Zebra, sei l'Ultimate Zebra. Vabbè. Mi è piaciuto un sacco. Adesso tentiamo, vecchia Rosa, di andare avanti, andare avanti, andare avanti, tentare di migliorare la situazione. Tanto qua sta caricando. No, no, andiamo avanti, andiamo avanti. Tetti? Proviamo i tetti? Ci sono in tutto, se non sbaglio, ho letto 16-17 livelli, non sono tantissimi nel locale, quindi è anche abbastanza fattibile. Però... c'è un pollo? No, no, ragazzi, noi teniamo il nostro procione che... Procione morto attira sempre. Vecchio maniero. Ok. Non so chi abbia l'hosting, comunque. Mai arrendersi, mai salvo, mai. Mai arrendersi, assolutamente. Bisogna fare in modo, anzi, di giocare. Secondo me, giocato tra l'altro anche in cooperativa locale, online, con gli amici, deve essere veramente tanta roba. Allora io. No, 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 io prendo questo. Fatemi vedere dove posizionano loro. Non so perché l'ho messo lì, ma vabbè. È l'ultimo ostacolo. Dai, sono partito bene adesso. No. Non ci arrivo. Devo riuscire a capire, ma così all'inizio è veramente difficile. Come fanno qua? Fatemi vedere. Lì c'è la bandierina.
Ah, ok, basta saltarla così, ok. Il brutto inizio di Luca Grax 89. Vediamo di prendere un oggetto. No, l'atomica. Cosa ho preso? Non ho visto cosa ho preso, ragazzi. Adesso vediamo subito. Cos'è questo? Mi verrebbe a metterlo qua. Mi sembra una piattaforma, ma non ne sono sicuro. Questo qui ha l'atomica. Ecco. Beh, l'ha sprecata un po', eh. Comunque. Oh, ragazzi, un attimo che. Ah, ma posso giocarmela. Ma me la giocavo con i direzionali. Posso giocarla anche così. Ah, è una produci piattaforma. No. Ta-na-na-na-na-na-na. E adesso come ci arrivo lì? Vai. Dai. Mi sa che stavolta sono il primo che arriva, è arrivato alla fine, grazie alla mia. Yessa! Cioè, primi ragazzi, primi. Ce l'abbiamo fatta. Ma sei seconda, caprona. Vai, facciamo reazioni. Wow. Così, ben fatto, ma me lo sto scrivendo da solo, mi devo autoconvincere. La chat che vedete in alto a sinistra è quella che dei giocatori. Sì, primo traguardo. Dovrei sbloccare qualcosa, almeno un achievement. Sarebbe bello. Questo può essere utile. No, anche quello lì era bellino. Infatti due achievement, ingegnere e artigiano. Mi va benissimo. Vediamo di sfruttare la ventola. No, 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 stavo cadendo, ragazzi. No, ma quello lì ha stravinto. Ciao. Cosa? Cosa succede? No, riprendi qua. Ho schiacciato un tasto che non dovevo. Porca puttana. Non pensavo che la. Vabbè, forse perché c'è abbastanza peso, però non pensavo che la struttura che avevo montato prima. Costume sbloccato. Bello. Ha potuto andare con tranquillità, tanto comunque non ha fatto, non è successo niente. Teniamo sempre il procione che porta fortuna. Anche il camaleonte potrebbe essere bello. Penso che la scimmia a sto punto sia l'host. Chi è l'host, ragazzi? Mi fate capire chi è l'host. Vediamo. Host, Nikki Crack, pensa a te. Disattiva. Ogni volta devo disattivare l'audio. Io non ho vestiti, ragazzi, quindi. Ah, è uscito uno. Che è proprio Nicky, tra l'altro. È entrato Hans Peter. No, penso che ci sia ancora l'host, quello che stiamo hostando. Pazzo come un cavallo. Sì, è sempre lui. No. Prossima partita fra. Adesso che la lobby è partita, devo ammettere che il gioco funziona molto bene. Quando entro un attimo nella logica del gioco. Devo ricordarmi però di giocare con l'analogico perché giustamente me la stavo giocando con i direzionali e ero un po' affaticato, ecco. Modalità party. La sfida, il party box è una bella modalità secondo me. Qua Tetti, che se non sbaglio è il secondo livello, tipo, per dire. No, è sempre questo. Allora, tac. Questo costruirsi i livelli mano a mano che li facciamo è veramente una figata a livello di meccanica. Si è deciso, finalmente. Questo lo mettiamo un po' più alto, lo mettiamo un po' più indietro magari, qua. Troppo facile, infatti ci ha messo il ghiaccio, vabbè. Perché è vero che devi mettere giù le strutture in base ai problemi che andrai a creare ai personaggi. Non ci si arriva ma neanche. Oh sì, sì. Sì, il gatto proprio. Sto caspio. Ma più che altro, ragazzi, devo giocarmela veramente. Grazie, Salvo, che ha usato. L'icona presa coi punti canale, grande salvo, grandissimo. Prendiamo qua il miele.
Mettiamo ovviamente, guarda, qua, così diventa ancora più difficile saltare sull'altra struttura. L'ho sbloccato, hai fatto bene, Salvo. È gratis per 24 ore, sfruttalo finché puoi. Mi fa un sacco piacere. Mi fa tanto piacere, grande Salvo. No, sei incollato, sei incollato. Ah! Giovane esploratore ho sbloccato. Non so il perché, ragazzi. Vabbè. Mi sono ucciso, ma ero rimasto incollato per colpa del mio. Il cavallo si è. Appunto, si è ucciso come un cavallo. Siamo sfavoriti, però sono in terza posizione perché. Vai, party box. Ghiaccio. No, il filo spinato. Bellissimo. Il ghiaccio lo metto qua. Andiamo a complicare la vita di chi ci salirà sopra. Telecamera cosa fa? Ah, oh, porca puttana, no, 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 no. Ho rischiato? Sì, ragazzi, ho rischiato, ma. No, no, non ho visto il filo spinato. Ostia, Salvo, quante ne hai messe? Grandissimo, grandissimo. Dai, però, scusate, no, ma. Informazioni. You're welcome. Bellissimo. Che poi secondo me doveva essere tipo riassorbito dal buco nero. Ma Hans Peter, il cavallo è davanti a noi, quindi stiamo attenti. Allora, qua potremmo mettere un piccolo aiuto. Perché chi ha messo veramente il. Oh, rischio. No! Ma cos'è il. Ma cos'è quella cosa? Non è giusto. No, ma non ci credo. Fine di merda. E vabbè. Ero partito bene, ero anche primo. No, ci vuole un sacco di allenamento perché poi non, ogni livello cambia. Cambia, rimane lo sfondo magari, però cambia la struttura del livello, assolutamente. Sta a vedere cosa fanno, si buttano giù. Problema è che non vedi, quindi devi andare un po' a sensazione. Pensa a te. Sono passato a sfavorito, incredibile. Vediamo di complicare la vita di sti qua. Ci proviamo. No. Dai, aspetta. Qua no, dove possiamo metterla che. Qua? Qua non so perché, vabbè. Forse avrei dovuto girare la trappola, ma forse funziona anche così. Adesso lo scopriremo. Oh. Oh, ragazzi, cosa ho saltato? Porco zingaro! Non è possibile! Non è possibile! Ma non ci credo mai nella vita! Sono atterrato per sbaglio su una piattaforma vecchia rocce che. Ma vabbè, guardate, io non parlo. Non dico più niente, non dico. Filo spinato! Adesso, ragazzi, avrei potuto prendere anche la moneta, però. Col filo spinato. No, perché non posso metterla qui, non posso anche metterla qua. Da infami, sull'ultimo scalino, mi complico anch'io la vita. Guarda la chat. Eh no, Salvo, l'ho vista. Piena, piena zeppa di emoticon di Luca Grax, ti ringrazio. A sto punto veramente, tanto vale prendere la strada in fondo. No! Ma vi giuro che l'ho saltato! Vi giuro, ma caprona! No, che poi è una pecora, ma va bene lo stesso. Porca miseria. Morte improvvisa, il primo che. E non ho letto. Il primo che muore. Morto?
Cos'ha evitato il serpente? Sei l'ultimate serpente, va bene. Aspettiamo il caricamento. No, ma adesso piano piano, ragazzi, iniziamo a comprendere le dinamiche di questo gioco, assolutamente. Questo cos'è? Gravità normale. Ah, ci sono, diciamo. Va bene. No, ma usciamo, va benissimo così, ragazzi. Facciamo solamente disattiva audio. Devo farlo ogni volta che mi trovo in lobby, perché sennò è un casino. E la prossima partita sta per iniziare. No, neanche. Sono contento di aver trovato una stanza. Mi fa piacere sapere che ci siano ancora comunque lobby, fra virgolette, piene, che il gioco funzioni ancora. Mi fa molto molto piacere. Giocano 24 su 24 per essere così gravi. Ma sì, infatti, cioè. Non c'è spazio per i nabbi e io ho iniziato la partita, cioè il gioco oggi, quindi ce l'ho scaricato da Steam poco fa, quindi l'avevo aperto solo per vedere che funzionasse tutto bene, però non mi aspettavo questa cosa. Vecchio maniero modalità party, magari qualcosa di un po' più horror, adesso vediamo. Aspettiamo il caricamento. Fatemi sapere se vi sta piacendo, se vi intriga il gioco, non il mio modo di giocare, ma proprio il gioco, allora. No, ragazzi, partiamo con questo. Sono stato penultimo, ma a scegliere l'oggetto, ma meglio così. Creiamo un po' di casino, ragazzi. Mettiamo questo qua un po' più su. Esatto. Voglio vedere cosa succede. Maniero Croft. No, no, sono cascato. Sì, no, il modo tuo. Sì, no, il modo tuo. Il gioco sì. Ah, ecco. Vabbè, ma perché devo prenderci la mano, ovviamente. Comunque non avevo notato, sono morto nello stesso identico modo in cui sono morti gli altri tre. Pensate. Qua è gente comunque che ha studiato i livelli per sapere anche le basi predefinite dei livelli stessi, perché mi sembra impossibile che. E alla fine il titolo si chiama Pazzo come un cavallo e Vaffanchiapolo è proprio il cavallo che vince. Guarda, Teo ha vinto. Traguardo solista, tra l'altro, vabbè. È già arrivato da solo. Party box, dai. Preso. Non so dove metterlo. Ragazzi, non so dove metterlo. Non voglio complicarmi la vita. Guardate, lo mettiamo qua. È un po' inutile. What? What? Che poi leggo la chat là, ma ce l'ho poi qua sul gioco comunque. Ah beh, tanto c'è da aspettare, giusto? No! Sono morto sulla mia. No, no, ok, me l'ha dato valido. Sono il primo, ragazzi. Stavolta ce l'ho fatta. Sono stato colpito in realtà dal mio stesso filo spinato. Però me l'ha data buona, perfetto. Aspettiamo l'arrivo degli altri. Ma si può uno chiamare Nicky? Nicky Crack? Sì. Eh sì, stavolta sì, salvo, stavolta finalmente. Siamo riusciti a portare a termine almeno un round, neanche un livello, un round. Com'è? Mantieni premuto B per rinunciare. No, no, ma che. Primo, ragazzi. Primo più la trappola. Certo che il cavallo si è portato avanti bene. C'è da dire anche questo. No, questo mi ha portato fortuna prima. Non so come possa servire. Progettazione, no. Ecco, dovrei metterlo tipo qua. Però ci ha messo un legno davanti, ma l'ho notato adesso. Vabbè, dai. La progettazione di questo livello è un po' sfasata. Perché il livello poi è uno schema abbastanza piccolo. Sono schemi molto piccoli.
No, 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 ok, me l'ha data buona, sono primo. Dai, gli ho dato anche una mano, però rimangono incagnati lì loro, eh. Sono primo, ce l'abbiamo rifatta. Vuol dire che comunque le attrezzature che hanno usato per mandare avanti il round successivo. Troppo facile, niente punti, ma come? Ma come? Prendiamo il miele, rendiamoci le cose più complicate perché abbiamo bisogno anche noi di punti. Io lo metterei qua. Adesso diventa difficile, cioè. È da infami, eh. No, qualcuno ha messo il missile, ma com'è possibile? Devo prendere un legno. Devo chiudere il pezzo finale del tetto. No, no. Ma chi è che ha messo quel cancro che spara palle di miele, maledetti? No, ma è assurdo. Siamo già morti in due per colpa di questa cosa. Adesso il livello, essendo stretto, diventa molto, molto difficile. Vediamo come se la cavano. La pecora non so il perché se la fa sempre. No, no, è stata colpita. No, neanche. L'effetto di quei proiettili sparisce prima che. No, non rinuncio, non manteniamo premuto. Aspettiamo, aspettiamo. Vediamo se riusciamo a beccarci qualche punto. Anche perché adesso dovrà salire qua. Ci ho messo il miele qui, ma. Infatti si è incollata. Perfetto. Fa la furba, tenta di raggiungere quella piattaforma lì. Ragazzi, ma non ci arriva niente. Non ci arriva perché è troppo in là. C'è il cadavere del. Ecco, almeno il serpente. È tipo Saw questo gioco, c'è da mettere le trappole. Comunque, quel macchinario che lancia foglie di carta è un po' da perculata, diciamocelo. La storia diventa lunga, qua. Dai, che ce la fai? Ok. Mettendo lì il miele, gli ho creato mica pochi problemi, eh. No, non ci riesco. Che cosa salvo? Che cosa? Oh, ce l'ha fatta. Starà bestemmiando, starà sclerando come pochi, però va bene. No, non si fa. Ce l'ha fatta, ragazzi, secondo me. Porco bello. Forse ci arriva anche senza. Esatto, saltando così. E poi cosa fa? Gli hanno chiuso la via lì. Cioè, lì è proprio da infami, eh. Vai giù, vai, buttati, buttati. Brava, brava. Brava, ce l'ha fatta. Bravo, bravo, pecora. Solista, trappola. Noi abbiamo preso primo e. Ah, la gente secondo me ha rinunciato qua. Perché ha visto che ci metteva tanto tempo. Può essere. Può essere che torniamo in lobby. Facciamo in tempo a farlo? Sì. Allora. Ok, piramide, va bene. Quindi il serpente dovrebbe essere quello che fa host della partita. Perfetto. Però forse qua, non lo so, mi trovo un po' meglio con i tasti direzionali, non l'avrei mai detto, però.
Sì, è Nick, il serpente è Nick. Il cavallo sta impazzendo, vorrebbe. Non so se facciamo mulino. Mulino, allora è il cavallo che decide ed è lui l'host, probabilmente. No, prendiamo subito una moneta così. Cioè, stiamo un po' leggeri. Allora, vediamo la moneta dove metterla. Ah, guardate, la metto qua. Proprio da infami. L'abbiamo già fatto a sto livello. No! 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 No, lo scriviamo anche in chat. No! Ma quando inizi i primi round sono difficili appunto perché hai pochi strumenti. No, esatto, salvo. Ma si è preso anche la moneta. Io l'avevo messa lì per. Cos'è un collezionabile? Cresta del pollo? Bellissimo. Non sapevo neanche. Hashtag no. Esatto, buttiamo giù hashtag così a caso. Ci sta. Il problema, ragazzi, è proprio questo, che all'inizio del turno ci sono pochi strumenti, poche strutture che ti aiutano comunque ad arrivare. No, sono usciti tutti, può essere. Scelgo un altro livello, forse perché è già stato fatto poi, può essere. Quello lì? Va bene. Dipende sempre dov'è il cavallo. Piramide, finalmente, modalità party, perfetto. Hashtag Luca Grax, vabbè. Io farei hashtag, proprio. Allora, hashtag Luca Grax. Prendiamo il solito paletto a forma di L che ci aiuterà. A pecora? Pronto. Grazie. Questo è un nuovo livello. Allora. Così è facile, però. Se noi lo mettiamo invece. No, non posso metterlo. Devo mettere una posizione. Tipo qua. Che è scomodissimo. Cioè, mi sono creato. Siamo in due? Siamo in due. No, no, c'ero. Ma scusate, gli altri dove sono? Perché sono morti? No, adesso voglio il secondo round. Se gli altri non sono usciti, perché ho paura che siano usciti magari perché. No, disconnesso, infatti. Mettiamo qua in mezzo, non so cosa faccia, ma va benissimo lì. Proviamo a tenerlo lì. What? Non lo so, infatti è strano che. Extra box. Ghiaccio. Scusate, miele, assolutamente. Me lo devo mettere qua, ma non devo neanche complicarmi io la vita, perché no, ci ha messo sopra. Ma vai. E dai. Allora! No, 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 no! No, questo è veramente difficile. Ascolta, esci, torniamo al menu principale. Vediamo di fare. Quanti sono gli hashtag? Veramente tanti. Allora, facciamo ancora in tempo a farne due, credo. Torniamo al gioco online. Trova partita. Prendiamo una. Poi fortunatamente è un gioco dove, appunto, stavo dicendo, i server e le lobby sono anche abbastanza piene. Ciao Procione, e la Luca Grax, e ci siamo. Tanto disattivo e vedo un attimo, disattivo l'audio degli altri, e vedo chi è. Allora, Person, ce ne sono pochi qua però. Siamo 1, 2, 3. Va bene, sempre meglio che giocarsela in due. Ok, è entrato, siamo in 4, perfetto.
Ponte in rovina. Vediamo cosa è stato scelto perché. Mulino? Mulino. E vai. E vai. Non penso di essere lost. Non penso neanche che siamo solamente in due. E vediamo subito. Non ho disattivato però giocatori. Disattiva. Gli altri mi staranno. Ah no, sono proprio lost? No, non lo sono. Là. Allora, mettiamolo qua. Giusto per iniziare, perché questo qua già è difficile. Infatti, vedete, essendo che iniziamo in basso, stanno già iniziando. Che figura di merda! Non è possibile. Maledizione, vabbè. Me la sono giocata davvero, davvero male. Party box, via, allora. Riprendiamo questa, dai, ormai. No, il filo spinato era interessante. Il problema è che non lo vedi, perché comunque è coperta, molta roba è coperta da. Allora, qua facciamo. Lì diventa ancora più difficile. Ho lasciato un piccolo spazio per fare il rimbalzo saltando. Sperando. Hashtag idolo. Ti ringrazio, Salvo, tra l'altro con l'evidenziata, con la scritta evidenziata. No! Con la scritta evidenziata, grazie ai punti canale, ti ringrazio, Salvo. La nucleare, fatemi provare la nucleare. Ci sono tanti di quegli oggetti qua che. La nucleare la mettiamo. Riesco a girarla? No? Ah, forse serviva per distruggere una cosa fatta. No. Ma perché? Perché? Che giocata di merda. Saluto tutti quelli entrati e buon pomeriggio, vecchie rocce. Ma c'era quel coniglio in mezzo al caspio, per quello che è morto, meno male. Io. Nessun vincitore, nessun punto. Mi sta anche bene, visto che è il primo. Allora, qua prendiamo nuovamente la nucleare e facciamo saltare in aria qualcosa. La nucleare, ragazzi, la mettiamo. Ma mettiamo qui? Sì, va a distruggere un oggetto. È anche un nemico? Può essere? Eh sì. No. Ciao, coniglio. No, coniglio. Maledetto sia il coniglio. Porca puttana. 1-2. Perché sono morto? Non so. Perché? Qual è il motivo? Qual è la motivazione? Non ho capito cosa c'è lì. È rimasto solo Dream. Sembra cavarsela, però. Qualcuno ha messo del filo spinato là sotto. Siamo morti tutti. Nessun vincitore, mi sta bene. Person è veramente a livelli power. No. No, porca miseria, si è spostato. Quel nemico ci fai la carne triturata, ma veramente. Ah, calma. Qua cosa posso fare? Ma perché sono cascato? Ma qual è il motivo? Qual è il motivo?
No, oh, adesso va bene scherzare, ma Person sta esagerando, cos'è questo? Una bomba? Guarda dove. No, no, io metto la bomba qua. Là. Non so se ho complicato la vita a qualcuno o meno, però sicuramente. No, no, no! Ma quando fai il gioco horror per sapere? Allora, Salvo, lo porto stasera, lunedì horror, Event Dust si chiama. Lo porto ogni lunedì sera, di solito però aumenterò anche le puntate dell'horror. E domani sera, ti ricordo, Siphon Filter. Stasera, non so, penso dalle 9 alle 10, se non sbaglio. Devo controllare dopo l'orario. Comunque, che ore sono? Sono le 4, quindi dopo questa stacco. Sperando che non vinca il serpente. Ha vinto, porca miseria. Intanto sono sempre lo sfavorito. Sei Ultimate Cobra, perfetto. E ce l'ha fatto a essere l'ultimo. Va bene, ragazzi. Allora, qua torniamo un attimo nel menu. Beh, molto molto bello, cioè diverte molto, ma davvero molto. Torniamo al desktop. Perfetto. Ok. Qua facciamo, ragazzi, vi mando qua un attimo sfondo iniziale. Che è partito qua qualcosa che non. Allora stasera in bagno perché mi cacco in mano. Sì, diciamo che non è proprio quell'horror vecchie rocce che. E può mettere sicuramente timore o paura, quello no, però intanto mi levo gli occhiali per il filtro della luce blu. Non è quell'horror, scusate, che sicuramente fa venire paura, però fa molto ragionare, sicuramente. E ci sono gli zombie, sicuramente, anche qui. Però una grafica molto carina, diciamo pucciosa, quindi non è che ci sia niente a tremare, niente che faccia tremare. E sicuramente avrò bisogno del vostro. Ah, ok. Avrò bisogno del vostro aiuto, Salvo, anche per andare avanti negli enigmi, perché alcuni, poi vi spiegherò stasera, sono impossibili veramente da raggiungere. Infatti, ho dovuto guardare una piccola cosa su internet perché se no ho scoperto che non si poteva andare avanti, ma ve la spiego stasera. Detto questo, vecchie rocce, io vi ringrazio per quest'oretta di Animal Party. E scaricate gratis su Steam, cioè gratis, scaricate su Steam a 6€ Ultimate Chicken Horse. Te lo dico io se mi sbavendo bestemmio. Vabbè, finché sei in chat puoi scrivere, tranquillo. Tanto poi ci pensa l'autocensura di Twitch a fare tutto. Comunque no, vabbè, non ci sono grossi spaventi. È più un fattore di ragionamento e di stare attenti con i proiettili e con gli zombie. Perché sono le cose da ricaricare. Ah, anche le piante per ricaricarsi la vita sono molto molto rare in questo gioco. Comunque vedrete poi stasera con la rubrica Twitch on. No, scusate, Switch on Twitch. Come l'ha chiamata il signor Tumpai. No, non te ne andare, bestemmin aramaico. Devo andare, giustamente stacco perché sennò passo tutta la giornata qua e non è giusto. E comunque ci sarò anche domani, anzi, secondo me se non sbaglio mercoledì dovrei fare anche una live mattutina, ma mi sto ancora organizzando, ecco. Comunque ci vediamo più tardi, facciamo dalle 9 alle 10. No, no, please, please. Mi spiace ragazzi, devo andare. E spero di risentirmi, sentire Salvo, anche te. E noi ci risentiamo più tardi. Ciao, vecchie rocce!